Sogniamo in grande, continuiamo, ripetiamo, dobbiamo sognare in grande. Primo. Secondo, non perdiamo il nostro rapporto con il cielo. Dentro di noi, dentro ognuno di noi c'è questo piccolo navigatore, dentro nel profondo di noi, che ha questa capacità di avere questo contatto diretto con il Signore. E nei casi di qualche problema tiriamo fuori il meglio di noi. Sono i tre elementi che mi hanno colpito di più nel modo di agire di San Giuseppe nel Vangelo di oggi, per proteggere, per custodire Gesù, il Figlio di Dio, nostro Signore, nostro Salvatore. Fa effetto dire che il nostro Salvatore aveva bisogno della protezione di San Giuseppe. Ad ogni modo, lasciamo a parte questo. Vedete, oggi noi celebriamo la festa della Sacra Famiglia e chi di noi non pensa alla sua famiglia? E ognuno di noi può anche dire, pensare, ma questa Sacra Famiglia non aveva i miei problemi, questa Sacra Famiglia non aveva nessuna difficoltà perché c'era il Signore, c'era l'Angelo. Sei sicuro? Sei sicura? Questa Sacra Famiglia, ahimè, purtroppo aveva anche dei problemi. Leggete bene il Vangelo di oggi. San Giuseppe aveva problemi quando Gesù è arrivato sulla terra, nelle sue mani. San Giuseppe aveva problemi. Allora, come ha fatto San Giuseppe? Ha fatto tante cose. Io ho preso questi tre elementi, mi farei sapere se trovi altro elemento importante che ha fatto San Giuseppe. Ripeto quei tre elementi che vorrei condividere con voi, tre elementi che mi hanno colpito di più. Primo, San Giuseppe sognava, sognava e sognava in grande. A giorno d'oggi la nostra razionalità, la nostra logica, la nostra intelligenza non bastano per affrontare i problemi della nostra famiglia, per affrontare i problemi della vita. Abbiamo bisogno di sognare, sogniamo in grande. Se non sogniamo in grande non andiamo lontano, anche se c'è il grande sogno nostro. Se noi non abbiamo quel rapporto personale, comunitaria, familiare, con il cielo, con il Signore, con l'Angelo, non andiamo lontano. Rischiamo di smarrirci dentro i nostri problemi, dentro il caos di questo mondo. Abbiamo bisogno di accendere sempre il nostro navigatore, il navigatore che ha un contatto diretto con il cielo. Mi spiego, per esempio attraverso la preghiera, per esempio attraverso l'ascolto della parola di Dio. Magari uno dice, io non sento questo, quello che dice il cielo. Sentiamo, sentiamo, perché no? Perché quante volte mi hai detto, io so che il Signore in questo momento mi dice di perdonare, di fare i primi passi, di pregare, di meditare, di stare in silenzio. So che la parola di Dio, ho sentito il Vangelo di stamattina che mi ha detto, ho pregato con il Salmo che mi ha insegnato che sentiamo queste cose. Questo è il rapporto con il cielo, queste parole dell'angelo, del messaggero di Dio che ci giunge. Non banalizziamo questi messaggi, diamo considerazione a queste profezie che a volte ci vengono rivelate dentro il nostro cuore. Se tu senti in questo momento che nella tua famiglia forse è arrivato per te il momento per perdonare, per fare i primi passi verso i tuoi genitori, verso i tuoi figli, verso i tuoi parenti, verso le tue nuore, allora fa questi primi passi. Il terzo, tirare fuori il meglio di noi. Vedete, quando noi ci troviamo dentro i problemi, le difficoltà, a volte sono talmente difficili,
A volte rischiamo di incattivirci. Quanta gente nel mondo si incattivisce, diventa cattiva a causa dei problemi. Non sto qui a giudicare, ma a volte i problemi, le difficoltà ci rendono cattivi, ci schiacciano. Allora noi ci ribelliamo, ma a volte in questi casi tirando fuori il peggio di noi. No, facciamo come San Giuseppe, facciamo il meglio di noi, facciamo il massimo che possiamo fare. E quando noi facciamo il massimo, guarda un po', vediamo nel Vangelo di oggi, coincide anche con quello che Dio vorrebbe fare. Ecco, si verificano le profezie, come ha detto il Signore nel Vangelo di oggi. Spero così anche per ognuno di noi. Io vorrei ringraziare innanzitutto San Giuseppe che ha custodito Gesù e ringrazio la Chiesa che ci ha fatto leggere, che ci ha fatto arrivare come ha fatto San Giuseppe ad affrontare i suoi problemi. Ecco, preghiamo per le nostre famiglie, preghiamo perché ognuno di noi, di fronte ai problemi, possiamo avere almeno questi tre elementi, poi magari ci sono anche altri che io non sono riuscito a vedere, a percepire. Ripeto quei tre elementi: sognare in grande, avere il rapporto con il cielo e tirare fuori il meglio di noi. Abbiamo un anno nuovo davanti a noi, prendiamo questa decisione. Finalmente è arrivato il tempo, agisci, sogna. Il Signore ci aiuterà. Grazie, auguri e arrivederci, arrivederci. Coraggio, sempre, coraggio.